qui si capisce veramente come passiamo le giornate. Dal lato a parte. Allora, possiamo cominciare? Che dice? Allora, per chi non si conoscesse, per esempio, rapidamente, io sono proprio un dottore, sono soci della libreria che ci sto, di cui tra l'altro quest'anno, tra un mesetto, anzi per meno di un mese, ormai festeggiamo i 9 anni di vita. Questa, che non è una sopravvivenza, bensì è una vita florida, la dobbiamo anche in parte, almeno in parte, a Maurizio Giovanni, che è stato sin dall'inizio uno dei nostri grandi sostenitori, socio fondatore, uno dei grandi sostenitori della libreria. E lo dobbiamo anche per altri versi, anche ad autori come coloro che ci hanno accompagnato in questa avventura, chiedendoci o accettando di presentare i loro libri con noi. Quello che con me qui stasera è Stefano Pisano, oltre che essere stato un mio studente anni fa, per cui ho una serie di responsabilità, e anche questo l'animatore di Leggio, che è un grandissimo merito, dell'autore del libro di cui parliamo stasera, che io ho letto già da tempo, ma che però secondo me, come si dice, ci sono altri che possono presentarlo molto meglio di me. E per cui, dopo questa breve presentazione, invitandovi tra l'altro a seguirci ancora, perché il 21 luglio è l'anniversario, sono i 9 anni che io ci sto esistendo, come credo che sappiate, come sia nata sulla base del fatto che erano chiuse tutte le librerie del Vomero. Qualcuno scrisse su Facebook, qua si chiama la libreria, me la faccio io, ed è successo davvero, e siamo ancora qui. E questa persona, tra l'altro, Ciro Sabatino, ci proporrà anche altre cose. Ora però, tagliamo corto con i doveri, diciamo, di ufficio e di ospitalità, e passiamo la parola, anche senz'altro a Maurizio. E prego. Ciao a tutti, giustissimo, io ci sto, è il primo discorso di fondo che va fatto ogni presentazione. Io ci sto, è una grande iniziativa napoletana che è stata successivamente imitata molte volte e altrove, perché io ci sto alla risposta dei lettori al mercato asfittico dei libri che c'è nelle grandi città. Basti pensare, a seguito dell'avventura che io ci sto, il Vomero ha poi ritrovato perlomeno altre 5 librerie, cose che a Chiaia per esempio non è successa dopo la chiusura dei lavori della Feltrinelli. La Feltrinelli copre un po' la carenza di librerie, ma se si pensa che Chiaia è il quartiere della classe dirigente di questa città che non ha librerie, si capisce subito come funziona la classe dirigente di questa città. Detto questo, oggi noi felicemente ci incontriamo per parlare di Non ce lo dicono, che è già diversi per chi lo è, che è il libro di Stefano Pisani, che è qua a fianco a me, che è responsabile del fatto che io, la mia personale già carente posizione nell'ambito della mia famiglia, ha avuto un ulteriore crollo, perché sentire uno che ride da solo chiuso in bagno getta una luce sinistra sulle capacità residue intellettive di questo soggetto. E io mi sono ritrovato a farmi sentire vivere in bagno molto a lungo negli ultimi giorni, e questo ha chiaramente indotto sguardi di consapevolezza dai miei familiari. Cioè, io l'avevo detto che c'eravamo ormai. In effetti ed è vero perché il libro di Stefano, io vi invito a leggerlo in bagno, è inutile negarla questa cosa, io posso fingere di avere la poltrona, ne non conosco nessuno che legga in una bella poltrona con la baciura, è una menzogna, si legge in bagno a letto. Quelli che leggono a letto lo leggono nascosto, perché è una enunciazione del fatto che a letto uno non fa altro che leggere, e il fatto che uno legga in bagno è l'ammissione del fatto che, innanzitutto, cari problemi dal punto di vista dell'evacuazione, ma è anche uno che si appropria del bagno e non concede agli altri di fare illecitamente il bagno.
chi ha figlie femmine, per esempio, lo sa a che cosa si va incontro a chiudersi in mano. Ma il libro del Stefano è assolutamente geniale. Il libro del Stefano parte da un assunto ben preciso: quanto si scriva di salute in maniera assolutamente impressionistica, cioè di come l'uso delle parole sia ormai un fattore assolutamente residuale. La gente parla a vanvera, scrive a vanvera su internet, e questo genera una possibilità di equivoco che è assolutamente esilarante. È straordinario, perché Stefano non fa altro che prendere gli errori più frequenti, e adesso ci diranno che come gli altri, come, perché io non credo che siano inventati queste cose, anzi, io credo che siano abbastanza frequenti. E poi sulla base di queste parole usate a vanvera, come tiri fuori un misto del termine originale, con la parola sbagliata, e dialogo a delle cose meravigliose. Io sul clitoride credo di aver avuto un momento proprio di mistico, diciamo, di risate, ma anche il tirchio nervoso, cioè tutta una serie di meraviglie assolute che poi, pescando fior da fiore, leggeremo, che è secondo me una cosa geniale. Io facevo fotografie alle pagine, le mandavo in chat con degli amici, con i miei fratelli, attirando, cioè, dice, a un certo punto mia sorella mi fa l'avvocato per sconfiggere dove lavorare, perché non riusciva a smettere di ridere. Mia sorella fa l'avvocato matrimonialista, quindi cosa che ti invito a considerare per il prossimo libro, l'avvocato matrimonialista, per cui dovrebbe fare anche la faccia di circostanza, cioè, invece rideva senza vergogna. Quindi questo è quello che vi posso dire in sintesi, ma torneremo poi sugli argomenti e rideremo. Io direi che Stefano prima ha facoltà di fare una produzione sua, diciamo, scusandosi di quello che ha fatto, e poi dopo entreremo nella botta delle domande e delle risposte, che se sarà surreale, così come il libro, secondo me stasera non ce lo ricordiamo, se nessuno ci viene a prendere più. Grazie. Facciamo un applauso. No, perché questa è la migliore presentazione che tu abbia mai avuto. No, non lo dico per piacere, è verissimo, cioè mai una cosa del papello. Allora, grazie innanzitutto, ma grazie a voi che siete qui, ovviamente siete tutti qui per me, no? Certo, siamo tutti qui per me. No, vabbè, c'è anche... Vabbè, io non interrompo veramente bene. Erezione cutanea. No, reazione della pelle che si verifica negli uomini quando si pone un soggetto dermatologicamente attraente. Il fenomeno è accompagnato da inturgidimento e ingrossamento della cute e può essere segno di buona salute, soprattutto se si verifica appena sveglia. La prima cosa da fare in caso di erezioni cutanee è porre sulla zona interessata immediatamente del ghiaccio, meglio se posizionato da Scarlett Johansson. In ogni caso l'erezione cutanea è un fenomeno transitorio, spesso anche troppo. In seguito all'erezione cutanea la pelle può raggiungere dimensioni inagguardevoli, anche se conta di più come causa. L'erezione cutanea è al centro di una famosa frase di Mae West: hai una pistola in tasca o hai un'erezione cutanea? Negli uomini di una certa età l'erezione cutanea si verifica di rado. Vabbè, no, io vi devo far capire, perché se non mi faccio capire non è che... Allora, sì, diciamo che la cosa da dire è che è vero quello che diceva Maurizio, cioè parecchie di questi titoli, di queste malattie inventate le ho create io, però diciamo che l'80% è reale, cioè, e ci dà anche la sensazione di quello che è appunto il rapporto, diciamo così, degli italiani con le parole della salute, perché sono stati presi da gruppi su Facebook, tipo strafalcioni in farmacia, strafalcioni dei pazienti e cose del genere. Quindi ecco, diciamo che poi confermo che è assolutamente una lettura da bagno, da tenere assolutamente vicino, e poi tra l'altro è anche qualcosa che appunto può accompagnare ritmicamente le vostre evacuazioni, perché dura solo una pagina, cioè nel senso uno sta lì una pagina per volta, se lo leggo non perde nemmeno il segno, voi state lì e ve lo potete leggere tranquillamente in bagno. E poi... vabbè.
No, diciamo che comunque questo libro, come a parte che io vorrei dire, non mi sarei mai sognato in Davide che un giorno avrei fatto una presentazione con Maurizio De Giovanni, posso dire questa cosa, mai nella vita, anche perché volevo raccontare questo aneddoto. No, io non essere con Sara, no, volevo raccontare l'aneddoto tecnica. Che cosa? Ah, sì, tra l'altro questo libro c'ha una cosa che è bella, che manco l'ordine alfabetico ho rispettato, perché l'ordine alfabetico... Anche l'alfabeto è un po'. Esatto, cioè l'ordine alfabetico non è quello, non è quello che ti hanno detto. Di conseguenza, se io volessi trovare una voce al volo, ci metterei 6 ore, perché non avendo rispettato l'ordine alfabetico, Ma io scelgo. Piccolo organo erettile femminile situato all'estremità anteriore della vulva che assomiglia a Clint Eastwood. Il clitoride, centro nervoso per eccellenza, maggior luogo del piacere femminile trascurato per secoli dalla scienza, è responsabile dell'orgasmo clitorideo, ossia quello per cui si prova il terzo movimento mentre si guarda lo spaghetti western. Il clitoride, no? Cioè è un uomo losco, capite? È una delle zone soggette alla pratica del piercing, seppure molto meno comunemente di altre aree del corpo, quali per esempio lobo dell'orecchio, radice, capezzolo, l'orecchio. Questo perché quando il tatuatore si avvicina per applicare il piercing, il clitoride lo guarda in tagliesco e dice: coraggio, su, fatti ammazzare. Il clitoride ha solo due espressioni, con il cappello e senza il cappello. Io penso ci sia il resto di paese, cioè questo di cosa è questo paese è carente perché sono scelto tutti i voti per di no, dicevo, e stavo dicendo, ah sì, l'aneddoto della mia vita, dunque dicevo, perché io poi ho cominciato più o meno a scrivacchiare intorno ai 13-14 anni, insomma. Adesso sono uscito con questo libro e ne ho 47, però so che diciamo, il mio maestro ci insegna, ecco, che diciamo anche l'importante, lui è andato nell'Olimpo, io l'ho dimenticato. 47 anni potrebbero essere usati anche meglio, diciamo. Allora, mi ricordo questa cosa, che praticamente ernia del disco. Ernia del disco. Protrusione polposa che viene fuori dalle vertebre dei bambini disobbedienti. I primi sintomi di ernia del disco sono sciatica, formicolia agli arti inferiori e voglia di collocare i biccetti accesi nelle braghe. L'ernia del discolo può essere anche causata da difetti posturali mentre si eseguono le marachelle. Tipicamente l'ernia del discolo provoca dolori intensi alla schiena e nella regione glutea, dove si è percossi con robusto battipaglio dalla mamma. Se si presenta mentre si scaglia un frisbee contro qualcuno, si chiama anche ernia del discopolo. Certo. Cioè, pare fare giusto, no? I bambini che manifestano l'ernia del discolo a Natale ricevono carbone, e non quella fascia lombare che avevano chiesto nella letterina. In casi particolarmente gravi, l'ernia del discolo può degenerare e diventa ernia del bullo. Quindi, sì, dicevo che praticamente, e quindi io da quando ero piccolo tutte queste cose qui. E mai mi sarei aspettato che un giorno mi dicevano: ma tu perché non la smetti di scrivere queste fesserie? E mi dicevano: non mi sono preparato. Anche perché ernia luminale, protusione di tratto dell'intestino in seguito all'ingestione di troppe linguine allo scoglio. I sintomi possono andare dal dolore ai testicoli, alle gambe, alla torrefazione, alla difficoltà a stare in piedi, al dolore gastrico se il pesce non era fresco. L'ernia luminale. Ma deve fare giusto l'ernia luminale. Quello. E poi appunto, diciamo, uno poi si ritrova dopo anni e anni di umiliazione per queste cose, si ritrova qua. Dice che è vicino. È una grande soddisfazione che è rivalsa per tutti quelli che mi dicevano: allora smetti di scrivere, avete visto, ecco. Ma non le trova, allora, queste sono cose che uno trova, ecco. Perché poi se mette il termine sbagliato su Google, esce altrosi,
diffusa patologia degenerativa delle articolazioni che colpisce gli altri. L'altrosi. La tipologia più diffusa è l'altrosi cervicale, che colpisce soprattutto la parte alta del collo, da cui la definizione alternativa di altosi, la parte alta. A Roma viene spesso pronunciata erroneamente altrosi. Quanto c'è visto? Allora, questo nasce da lontano, questo nasce, sono messo 4 anni a trovare il libro, nasce da un libro che si chiamava Senza parole di Massimiliano Arcangeli, e in cui sono raccolti appunto degli strapazzoni della nostra lingua. Io ho letto quelli lì che riguardavano la medicina e li ho trovati molto divertenti. Poi nel frattempo c'è stato il discorso della pandemia, e non ti smetto che ho pensato di mettere insieme queste idee, anche perché avevo letto un altro libro, che è uno di Paolo Villaggio, che credo sia uno dei maggiori scrittori di medicina che abbiamo fatto, mai avuto, esatto. Questo è un libro che è figlio, che ha cambiato la storia della scrittura politica italiana, eh? Bravo, sento. Paolo Villaggio è un autore veramente l'ultima cosa. Io credo che i vari libri di Fattozzi siano qualcosa di dimenticato. Esatto, io dico sempre questo, nessuno mi appoggia mai. Invece te lo dico con assoluta chiarezza. Io ho tutti i libri di Paolo Villaggio, tra l'altro il primo che mi ha un po' ispirato questo era Come farsi una cultura mostruosa. È una vecchia edizione che tra l'altro però è stato anche ristampato di recente. Lui scriveva anche i quesiti del dottor Kranz, era un suo personaggio che faceva, credo che indimenticabile sia prostata. Tre definizioni: organo dell'apparato congenitale maschile, o non sapevo della prostata. Participa passato di un tempo, la donna era prostata ai piedi del medico. Esatto. E il terzo era soprannome di un imperatore romano, Giuliano la Prostata, che secondo me era un genio futuro. Esatto. E in Come farsi la cultura mostruosa c'erano tutte cose come queste. Allora io ho messo insieme, diciamo così, un po' di tutte queste suggestioni e ho pensato così indegnamente di molto indegnamente di produrre questa cosa, di questo manuale. Esatto, che presto è e quindi niente, alla fine questo è un libro che c'è scritto pure fuori, agitare prima dell'uso. Ma va bene che se lo agitate il contenuto cambia, quindi voi comprate questo libro e ogni volta avete un libro diverso. Poi, tra le frasi quarta di copertina c'è anche inserire il denaro alla tessera. Citazione della cassa automatica autostrada 1 uscita Caglianese. Insegnare da gente, non mettere una cosa del genere, guardate come si dice, cioè significa proprio che tu prendi gli autori di libri normali che ci siete la manica di idioti, no? Infatti io l'ho trovato molto offensivo. Chiedo scusa. Chi gli ha dato il mio numero, Roberto Burioni? Chi gli ha dato il mio? E mi servivano delle testimonianze della quarta di copertina, quindi questo ho trovato. Ma comunque di là adesso noi chiaramente vediamo e facciamo bene, perché poi quello la cosa veramente incredibile è quello che è successo con la pandemia, perché con la pandemia tutti si sono in qualche modo posti il problema che fosse tutto complotto in realtà, e attorno a questa idea che era tutto complotto c'erano queste manifestazioni acrobatiche di ignoranza, cioè queste meravigliose circonvoluzioni assurde sulla base delle quali si arrivava a ritenere che ci fosse un momento di follia e di complottismo ad altrui, ma basato sull'ignoranza. Cioè, quindi secondo me è stato veramente spettacolare. Sì, certo. Diciamo che alla fine di partenza c'è questo, perché c'è un'operazione di, allora, pur di giustificare certe cose, uno va a distorcere in qualche maniera la realtà in modo da far poi aderire a quello che è il suo pensiero di partenza. Ed è quello che ho tentato anche di fare io, giustamente quando parlo di vene vanitose, per dire, io
do per... Le vene malitose sono spettacolari. Io do per assunto che appunto esistano queste vene malitose e di conseguenza poi cosa faccio? Le descrivo proprio come... Ma non le troverò mai, perché giustamente sono neanche le pagine stanno. Cioè, non fa nemmeno le pagine, perché non le ha messi pure un soldino volutamente. Però i numeri sono quelli. Queste vene non fanno altro che farsi selfie e controllare di avere i capillari in ordine. E vedi i capillari in ordine, tengo tanto a questa battuta. Ho scritto questi vene solo per mettere questa battuta. Non i capillari in ordine. I capillari in ordine. Poi tutti i resti è contorno, non mi interessa. Suscitando invidia in tutti gli altri vasi sanguigni, la famosa invidia delle vene. Fino in fondo le vene malitose sono superficiali nel senso di posizionate nello strato superiore della pelle e nel senso di leggerine e frivole. Le vene malitose, il fenomeno delle vene malitose, vabbè, cioè devi essere una persona cattiva, secondo me, una cosa del genere. Poi vabbè, il fenomeno delle vene malitose, se non curato in tempo, può aggravarsi e le vene malitose possono degenerare in vene esibizioniste molto visibili, soprattutto quando uno va ai giardini pubblici indossando l'impermeabile. No, vabbè, ma sentite questa, enocromo. Enocromo. Esame di laboratorio completo del sangue che rileva la concentrazione dei globuli rossi, dei globuli bianchi e dei globuli rosé. L'enocromo. Il sangue del prelievo per l'enocromo viene conservato in botti di rovere e barili. Se il gruppo sanguigno è pregiato. Il campione di sangue necessario per l'enocromo viene prelevato da una vigna di braccio. Pure questo. Si consiglia di eseguire un enocromo una volta all'anno durante la vendetta. Cioè, ma è sopportabile l'enocromo? Cioè, devi essere un uomo cattivo. Tachipirina. È una cosa per curare questa troppo nervosità. Vedi che però convincono, così come il complottismo convince. Guarda che secondo me la gente se le sentirà queste cose quando finisce la presentazione. Infatti questo è ideale per gli ipocondriaci, cioè gli date nuove malattie di cui preoccuparsi. Io per esempio ho avuto una reazione proprio fisica, non volevo battere, quando ho letto la birintite. La birintite, infiammazione a carico del birinto e di altre strutture interne dell'orecchio. La birintite è un'alterazione della funzionalità vestibolare unilaterale, con cui il paziente lamenta. Episodio lancinanti di Berti e Gini. Ah sì, di Berti e Gini. Di Berti e Gini. Perché Bertigini era troppo facile. No, potevo mettere. Una soluzione della birintite può essere la vatrice, in cui il paziente viene adagiato e centrifugato in senso di rotazione opposto a quello delle vertigini e ciglia. In alcuni rari casi la birintite può anche innescare disturbi cognitivi che portano per esempio a scrivere le parole staccate in modo giustamente. La birintite. Mi sto vergognando. Devo dire la verità. Questa è una cosa che mi riguarda molto da vicino, per la quale mi ho anche rivolto pensiero affettuoso. Lo spent cardiaco. Spent. Il dispositivo medico che si messa nelle coronarie con cui si può spegnere il cuore a piacimento. Quando occorre simulare la morte, per esempio per evitare i pranzi di Natale con le parenti. Lo spent può essere posizionato anche in altri organi che si ha necessità di spegnere alla bisogna, come la vescica,
quando la fila al bagno è troppo lunga, oppure il timpano, quando incontri quello che ti vuole raccontare che ha sognato la notte prima. Uno degli effetti collaterali, aspetto cardiaco, è un senso di generale spossatezza del paziente, che nella maggior parte dei casi può riferire di sentirsi affaticato, poco dinamico, un po' spento. È un po' spento, tanti corpi. Classe di anticorpi neutralizzati in grado di esercitare un'azione antagonista nei confronti di numerosi disturbi. Quanti? Tanti. Tanti corpi. Il tunnel del Carpaccio. Puoi leggere il tunnel del Carpaccio? Ma voi dite, ragazzi, non è la tangente. Il tunnel del Carpaccio, sindrome dolorosa che insorge nella regione del polso della mano quando si tagliano fette sottili di carne corrugata. Perciò si chiama il tunnel del Carpaccio. Di solito i suoi fastidi sono curabili, se invece non è così, vuol dire che il tunnel del Carpaccio non è molto fresco e può provocare anche disordini gastrici. Il tunnel del Carpaccio è una malattia che si cura crudo o al massimo con applicazione di un po' di olio, limone, sale e pepe. Quando il tunnel del Carpaccio colpisce un vegano, allora di solito è un tunnel di Carpaccio di zucchine o di lacciole. E c'è bisogno anche di specificare. E va bene. È tutto così. Che vogliamo fare? Allora io ho avuto la vita difficile perché ho dovuto presentare il libro a un sacco di gente, no? Un momento brutto della mia vita, per esempio, quando ho dovuto presentare il libro di Gigi Marzullo, che ha fatto un libro di domande di Marzullo, che abbiamo conservato anche in libro, di circa un migliaio di domande di Marzullo, ma le vere domande di Marzullo, scritte da se medesimo, con tutti questi botte, queste botte senza risposta. Le domande di Marzullo non hanno risposta. Con questo facciamo un passo ulteriore, cioè il libro di Marzullo già è un passo verso la rovina. Questo è proprio il passo definitivo. Dopo quello che fa vedere. Però è bello, è il risultato. Io non posso fare a meno di questo libro, ma pretendo il seguito. Che intendi fare? Io lo so, io vorrei fare tutta un'enciclopedia. Manuale complottista di matematica, molto alternativa, fisica, molto alternativa, geografia, tutto quello. No, io voglio l'educazione sessuale, aspetta. L'educazione sessuale è molto alternativa, devo studiare per parecchio. Molto alternativa, devo studiare la ricerca. Quindi le cose già ci sono. C'è qualcosa. Il torride, per esempio. Qualche sprazzo. C'è la forza di gravidanza. Forse gravidanza è anche un bel passo alla festa delle particelle. Ovviamente, adesso ci canterà qualcosa. Qualcuno sa che pagina è, scusate? No, allora 135 per chi vuole portare il segno. 135. Allora, forza di gravidanza, forza di attrazione gravitazionale che si esercita sulle donne in stato interessante. Nel 1687, Isaac Newton scoprirà i principi generali della forza di gravidanza, ispirato dal fatto che mentre meditava sotto un albero gli caddero in testa tre gemelli. Secondo il terzo principio della dinamica, se un corpo esercita su un secondo corpo la forza di gravidanza, allora il secondo corpo esercita sul primo la forza di matrimonio. Non ridete, non l'ho secondato, non l'ho secondato, la colpa è vostra. Questa è la forza di gravidanza. Avere un cesso e bocca. L'ascesso? La versione è avere un cesso. Quindi giustamente non succede. No, è certo. Per la gravidanza extrauterana. Il tampone monopolare. La demenza mensile. Forma di demenza che si manifesta una volta al mese o solo a dicembre due volte per un discorso sindacale legato alla tredicesima. Sì. La demenza mensile arriva di solito intorno al 27 del mese. Attualmente sono grandi discute sull'approvazione della demenza mensile. Sì. Sì.
avere il tecnico. Beh, poi c'è una variante del Malox, il Maialox. La tosse cavernicola. La tosse cavernicola, più celebre, culturale, sgraziata, ripeto, a cui sono suscettibili soprattutto individui con arcate sopraccigliari sporgenti, con il radisco della mascella e simpatia per l'estrema destra. Vabbè, sì. Sei un pigro, una piccola impulsione ideologica. Scappato. Gli angoli surreali? Lo scelgo di angoli surreali? Ah, questo è meraviglioso. L'allergia al gluteo. L'allergia al gluteo si manifesta con reazioni acute in seguito all'ingestione di alimenti contenenti gluteina, sostanza da cui sono composti i sedili. È stata osservata per la prima volta in alcuni cani monossoidi napoletani che dopo aver azzerato il deletano l'impostino andavano in sciocca la flacca. Indagando si scoprì che il postino era ricco di gluteina, tanto che in palestra si abbassava di sforzo. Che allergica ai gluten che deve evitare di entrare in contatto con persone che tuercano. Sì, quello, sapete, è famoso, movimento, cioè, devi essere, diciamo, malaticamente per capire. La cirrosi apatica. Sì. Cioè, proprio una serie di colpi bassi, la cirrosi apatica. Devo dire che la cirrosi ricorda, anche la cirrosi epatica. Sì, c'è anche la cirrosi empatica. Botti lacrimali. Molte lacrimali sono strutture anatomiche che si trovano in corrispondenza delle palpebre e che sono molto diffuse dagli artifici. I botti lacrimali. Le lenti a contratto, sì. Perché non si può permettere gli occhiali a tempo determinato. Chi non può comprare gli occhiali, sono le lenti a contratto, durano poco e poi dopo. Sì. Cascano giù gli occhi e non si cadono a tempo determinato mentre è contratto. No. Andrebbe del corso. Senti, raccontami, raccontami l'esperienza all'interno di quel discorso di Lecce. Tutti sappiamo che tu sei uno degli autori di Lecce. Lecce è una cosa fondamentale che ci frega puntualmente, perché le notizie reali sono più assurde. Allora sì, diciamo che Lecce è come Trozza che si lamenta che De Luca fa ridere più di lui. Eppure è un tipico esempio nella classico, poi Lecce quest'anno ha compiuto tra l'altro 10 anni. Siamo nati alla fine del 2012, 10 anni che siamo nati. Siamo nati alla fine del 2012 e 10 anni e nessuno ne ha restato. Però ci sono 10. Sì, abbastanza vicino. No, abbiamo avuto 2-3 querele importanti, minacce di querele, una archiviata. Io ho un orgoglio estremo, ecco, conservato il ritaglio che ho stampato di Lercio che mi riguardava, dicendo che anche la mia lista della spesa diventava una fiction. Esatto. Questa è una cosa che... Cioè, ma quello è stato il passo, dopo essere comparso una settimana di mistica di imbarcheggiati, questo era il passo successivo che ho fatto. Sì, allora, lui, cioè, che ne fai dalla Laura? Presto una fiction dalla vista della spesa con i suoi giorni. È una consacrazione. No, sì, abbiamo. Ma tutto è nato da, in realtà eravamo all'inizio 40 persone, eravamo un gruppetto, diciamo, di simpatizzanti, basati, era così, di questo genere. E un giorno uno di noi ha deciso di creare questa parodia di Lecco, che era con lo stesso carattere, esatto, che era uno dei, all'epoca, però era abbastanza sensazionalissimo, no? Insomma, aveva uno stile un po' così. E quindi volendo fare questa parodia all'epoca su Altervista, per chi si ricorda il blog di Altervista, e nacque così. La prima notizia che ci chiede, ah, però forse non la conoscono molto, vabbè, sarebbe. La prima notizia che c'è una certa popolarità era l'errore del sistema operativo Radio Maria passa i Megadeth, che i Megadeth sono un gruppo metal molto pesante, diciamo così. E questa cosa qui fu creduta vera, cioè tutti avvocarono questa cosa, tanto che il direttore di Radio Maria, Padre Livio, dovete fare la smentita, sì, fece la smentita ufficiale perché tutti lo chiamavano e lui disse: sentite, qua non abbiamo suonato nessuno, non sapevo chi sia questi Megadeth.
cioè pandemia, ho dovuto fare una smentita. E tra l'altro in quella occasione avevo modo anche di cominciare a fare il cortocircuito con la stampa, perché noi pensiamo che certe volte sono le persone che leggono, ma in realtà c'è anche la Repubblica. Cioè Repubblica, all'epoca Repubblica XL si chiamava, insomma, si occupava di musica, rilanciò questa notizia dicendo incredibile i Megadeth passati a Radio, che fa capire tante cose, diciamo, di come si è messa l'informazione in questo momento. Ecco perché certe volte poi è andata anche la pagina Amano Nell'Ercio, che raccoglie, che è un omaggio dei fan, che raccoglie un po' le notizie con più strappate, reali, che sono reali. Reali, ma non. Ma potrebbero tranquillamente essere. Poi comunque c'è stato molto spesso all'inizio, soprattutto c'è la confusione, e poi però fortunatamente insomma. Ma siete diventati proverbiali comunque, cioè di fronte a certe notizie assurde, molta gente dice, credevo fosse lei. Invece qualcuno ha pure detto che abbiamo avuto un ruolo importante, perché da quando giustamente è nato Lercio la gente ha cominciato a controllare meglio la fonte, che non è male come forma di educazione alla. Io per esempio ero convinto che fossero loro, l'altro giorno ho letto che un turco ubriaco si è unito alle ricerche di se stesso, cioè nella ricerca di uno, lui si è unito a partire una serie, non rendendosi conto che lo scomparso era lui, perché stavamo cercando lui. Questo è vero, ero convinto che fossero loro, invece no, è un fatto vero. Questa tra l'altro c'è un'internazionale, dice, mi raccontasti di lei. Sì, c'è una specie di lega satirica che fa queste cose di questo che si chiama fictional news tecnicamente, cioè appunto notizie finte, che non sono buffare, dolose, insomma, un altro scopo, ma sono satiriche. E negli altri paesi, c'è cioè, per esempio in Francia De Gorafi, che è l'anagramma del Figaro, poi. Esatto, poi in Spagna c'è il Webes, vabbè, ma poi ci sta, questo però diciamo, in America non fa parte della nostra lega europea, che si chiama The Onion, che è quello da cui in realtà veniamo tutti, perché The Onion è l'autorità del settore. Poi ci sta il The Postillion in Germania, in Olanda c'è un altro, il Daily Mesh in Inghilterra, insomma abbiamo formato una piccola lega satirica, ogni tanto ci vediamo pure, cioè facciamo degli incontri ad Amsterdam per drogarci e parlare, diciamo, non voglio fare un attentato, sapete, vi faccio sapere dove e a che ora si vedono questo, esatto. Una retata, esatto. Cioè, portate i cani antidroga e farete un bel motivo. E che altre aneddote ci vuoi raccontare? Ma guarda, diciamo che ci sono degli aspetti che sono pure un po' appunto legati alle querele, alle denunce che comunque abbiamo ricevuto. Fammi sapere se le guerre vanno con figli, che io vorrei partecipare. Ambisco molto. No, una volta abbiamo ricevuto una querela perché c'è una minaccia di querela, perché abbiamo usato un autobus e c'era la scritta del nome del proprietario su quest'autobus in una notizia, che era una roba del tipo che la Lega diceva basta ai numeri arabi, no? In realtà sono i nostri numeri, cioè molto semplice, e lei dice basta ai numeri arabi, però c'era questo autobus e lui ci ha denunciato perché ha detto non potete mettere il mio nome sotto una roba del genere, e quindi ci ha minacciato di denunciarci per questa cosa. Noi ovviamente il nostro diritto di satira abbiamo cambiato subito, chi se ne frega, noi siamo molto coraggiosi sotto questo aspetto. Appena ci dicono basta che fanno uno starnuto, noi già diciamo grazie a Luigi. No, tirate dietro subito, ovviamente. Noi corriamo sotto al tavolo direttamente. E poi non esiste una redazione comunque, perché noi ci scriviamo soltanto via internet, insomma, da sempre. Questo momento siamo 20, 26 sono arrivati rispetto all'inizio. No, siamo 20 e diciamo il gruppo dirigenziale è un po' più ristretto, fatto di qualcuno è rinsavito, qualcuno è stato arrestato, esatto. È cresciuto, è diventato maggiore, qualcuno è stato ecco, ci sono anche dei pentiti, sì. Ha cambiato identità, vive con un programma di protezione di un altro stato, vabbè, quindi in questo momento siamo una ventina, cerchiamo di insomma star dietro all'attualità, che devo dire in certi casi è veramente molto complicato, devo dire. Qualcuno ha qualche insulto?
qualche contumelia, qualche giuria, da fare. Non mi augurerei che ci fosse alcune, invece. Voi, sì, 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 sempre. Sempre. Sempre, nasce. No, vabbè, ma purtroppo c'è il problema che... non so se posso dire cose politiche fondamentalmente, non so, meglio non dire cose politiche. Siamo in libertà. No, vabbè, diciamo ci sono determinati partiti che sono fan di elettori di partiti che sono particolarmente sensibili, che molte volte sono sentiti offesi in qualche, e quindi vengono a fare dei play, vengono a, insomma, a attaccare briga, insomma, sotto dei post. E molto spesso capita, perché si pensa che l'ERC abbia una parte politica, ma non è così, io ve lo assicuro, non sto scherzando adesso, cioè nel senso l'ERC fa satira su tutti, basta che qualcuno fa qualcosa, la satira si fonda sulla tradizione. Renzi è stato un vostro bersaglio, un meraviglioso bersaglio storico. Sì, mi ricordo una battuta che facevamo su Renzi, Renzi parla in inglese al Parlamento a Strasburgo e dichiara guerra all'Ucraina. All'epoca poverina, l'Ucraina che poi non era ancora. Per dire dell'inglese Swiss, come diceva. Sì, avevo un inglese un po'. Cioè, non mi ricordo. Shock because. Shock because, quel famoso shock because. Però noi appunto, cioè, ragazzi, adesso. Italia, abbiamo anche comunque scherzato col PD, con tutti, cioè, noi li detestiamo tutti i partiti, cioè, non è una cosa. E poi diciamo, se c'è qualcuno che si presta particolarmente alla satira, mica è colpa. Capita, mica noi abbiamo. Non è che siamo presi la polizia con loro, insomma, no. Se c'è qualcuno che proprio è perfetto, poi ad essere. Devo dire, purtroppo ci sono anche un po' i VIP che se la prendono qualche volta. Tipo per esempio, se posso raccontare l'aneddoto di Massimo Conti. Questo ritmo ma scopo sì no, per capire io esatto, allora, so, ma... guarda che se ti sente Massimo Conti, allora cosa volevo capire che per domande innocenti che un quel malosetto non è una cosa sui ritmo Massimo, noi facciamo una battuta, il cerchio di ritmo si allarga a dismisura, perché facevamo una battuta che era non riesco più a scorreggiare, è finita la carriera di Massimo Conti. E facemmo questa cosa. Lui condivise questa battuta all'inizio su Twitter, poi dopo la tolse. Ma capì? Perché qualcuno gliel'aveva spiegata. Cioè qualcuno gliel'aveva spiegata, evidentemente, e poi scrisse ho bloccato il Lercio. Cioè così. Noi siamo ancora bloccati 10 anni Massimo. Basta, cioè, sono 10 anni stavamo bloccati, basta, non c'è più niente, no, siamo ancora bloccati. Poi in generale dice, vabbè, ci sono anche ovviamente quelli che la prendono simpaticamente, tipo c'era, ah no, per esempio, stavo pensando a qualcuno che la prende simpaticamente, mi sono diventato molto, ma hai fatto benissimo, ma infatti... L'hanno fatta girare così sui social, Ah, ecco perché ha avuto quel... ci siamo visti, ma come mai? Sono stato felicissimo. Facemmo una roba praticamente su Carlo Cracco, che è un altro gruppo. Grazie di avermelo detto. Carlo Cracco, un famoso chef, eccetera, che era una roba tipo il segreto del mio agnello, lo condisco da vivo. Una cosa del genere. Comunque questa cosa ti fa arrabbiare moltissimo, sia Cracco che vabbè poi gli animalisti, quando era solo una battuta ragazzi, non solo parole, comunque si arrabbia moltissimo Cracco e sotto invece ti rispose Cannavacciuolo. Cannavacciuolo rispose, ma Cracco, Carlo, ma che ti arrabbi, ma vieni qua e andiamo tutti a mangiare al tuo ristorante, ma pacca sulla spalla pare da zio. Veramente, cioè. Cracco si era arrabbiato dicendo questi non hanno niente di meglio da fare, molto risentito, no? E lui si arrabbiò perché era vero, questa era veramente la condiva da vivo. Vabbè, però insomma alla fine ecco, quindi ci sono che se la prendo, altri un po' meno, così sempre bello comunque avere attenzione, diciamo. Comunque questo è quello che mi dispiace ragazzi. È irrinunciabile, credete, cioè io intendo utilizzarlo nei momenti di bassa levatura dell'umore, perché
giuro che non ridevo, non so se c'è la demenza mensile anch'io, però io non ridevo. Aspetta, ma oggi è il 26, infatti. Domani cioè, io non ridevo da solo da anni con un libro, quindi veramente io vi ingiungo di prenderlo, cioè non è che ve lo chiedo, non ve lo raccomando, ma proprio vi ordino di prenderlo, perché se avete un minimo di ma io credo che questo è un fatto di intelligenza, cioè questo non fa ridere chi non è intelligente. Ah, proprio? Sì, lo dico, no, lo dico con chiarezza, cioè effettivamente la persona non è intelligente, cioè, però se uno ha un minimo di intelligenza non può che morire da risate. Quindi vi auguro senz'altro di potervi divertire un po' di come mi sono divertito io con l'onore del meraviglioso Stefano Pisani. Grazie Maurizio, grazie Stefano. Devo dire che l'ha fatto la mia lavoro, ovviamente, cioè io oggi non ho lavorato, avete fatto tutto quello che mi viene. Vi eravate messi d'accordo prima per questo perfetto contratto in taxi, eh? Io sono disposto a denunciare chiunque dica che abbia mai visto prima, quindi sono pronto a denunciare chiunque adombri anche la sua idea, e qualsiasi foto insieme io dirò che sono montaggio, immediatamente. No, ma io ti credo senz'altro come credo a Stefano. Vi ringrazio, mi sono divertito moltissimo prima tutto io. È stata una delle presentazioni più divertenti che ho fatto. Io devo dirvi, avevo avuto la fortuna di leggerlo anche abbastanza breve. Quando è che rimasti a trovare il tuo allora? È stato a dicembre? No. La finissima, senza. Quindi sapevo già. All'epoca dicevo che questo è il libro perfetto per il Natale, adesso dico che questo è il libro perfetto per l'estate. Esatto. Perché si intona con noi. Anche per la Pasqua, va a marciapiede. Anche per il futuro. Come Stefano è modesto, mi ha detto solo la metà delle cose, non solo le pagine cambiano posto, ma anche il testo cambia. Certo. Poi dico io, non avete un tavolo che traballa. Questo è perfetto. Posso dire una cosa? È proprio lì, una porta che sbatte. È copertina rigida, appunto per questo. Esatto. Capito? Perché no, così. Copertina rigida per il fatto del bagno. Però dicevi, avete un mobile che un po' su un pagamento sconnesso. Cioè, ma voi dico io, partecipate a un pantalone lungo. Esatto. Cioè, aiutatelo anche, no? Cioè, un minimo anche di spirito caritatevole. Vorrei avere una gamba che copre. Guardate, arriva fino al ginocchio, guardate. Un modo anche di aiutarlo. Fatelo anche per il volo, per un fatto proprio estetico. Grazie a tutti, grazie. Grazie. Grazie.